Ora che cosa succede? Che lo stesso governo gli dice, la stessa commissione bilancio, guardate che la via prioritaria non va bene, perché noi intanto abbiamo fatto un decreto Madia che dice che bisogna dare profitti sull'acqua e quindi bisogna tutelare le aziende private, cioè bisogna affidare alle aziende private. Nel frattempo abbiamo tolto risorse ai comuni e quindi le abbiamo messe in difficoltà, però gli abbiamo regalato un bonus se vendono le proprie quote alle società private. Nel frattempo abbiamo messo tutti questi meccanismi in campo come governo e voi che fate? Mettete nella legge via prioritaria? Siete impazziti, togliete anche questo. L'ultima maschera che aveva messo il Partito Democratico in difesa della gestione pubblica cade completamente con questo emendamento della Commissione Bilancio e quindi non c'è più vergogna, diciamo che non c'è più niente che nasconde le vergogne del Partito Democratico. La ringrazio, onorevole Pellegrino. Grazie Presidente. Con questo emendamento, così come voluto dalla Commissione Bilancio, di fatto fa cascare proprio completamente il velo e fa cadere purtroppo anche l'unico obiettivo che aveva il Partito Democratico di fare una sorta di medio proporzionale tra la volontà dei cittadini e la volontà del Governo, ovvero di fatto il Partito Democratico si affidava alla parola in via prioritaria e quindi diceva comunque faremo un SPA, facciamo il capitale privato, facciamo tutto quello che vuoi governo, però almeno dammi la possibilità che sia fatto in via prioritaria quello statale, ovvero quello che abbia il capitale pubblico. Ebbene, su questo noi abbiamo fatto una battaglia in Commissione e abbiamo detto che comunque quel prioritariamente sarebbe stato comunque troppo poco e che avrebbe messo nelle condizioni il Partito Democratico di scontentare sia i cittadini che il Governo. Oggi è evidente che purtroppo i deputati del Partito Democratico, che io stimo perché di fatto loro hanno cercato di trovare così la proporzionalità tra le due posizioni, ma ritengo che forse sarebbe stato meglio a questo punto portare avanti la tesi dei cittadini e la volontà dei cittadini e mettersi di contrasto chiaro con il governo e far capire che il Parlamento ha una committenza, passatemi questa parola, che è il popolo sovrano, mentre il governo ha un'altra committenza che sono le multi utilities, tant'è vero che nella proposta della Commissione Bilancio cancella anche quell'unica possibilità che ieri la Commissione col Comitato dei Nove aveva portato avanti, ovvero passare dalla via prioritaria alla via preferenziale. Allora è evidente che comunque a questo governo nemmeno la via preferenziale è sufficiente, vogliono andare diretti sulla corsia di sorpasso e superare tutti quanti. Allora io dico una cosa, che l'acquedotto di Napoli, cosiddetto ABC, non fa utili al 31-12, ma fa un attivo di gestione. Perché? Perché l'acquedotto di Napoli e moltissimi parlamentari della maggioranza sono napoletani, compreso il nostro relatore di maggioranza di questa legge, Napoli ha un acquedotto a totale gestione pubblica, è un ente pubblico e fa un attivo di gestione oltre il 6%, che commisurato in termini di euro sono 6 milioni che ritornano nelle casse dei cittadini e vengono reinvestiti per il bene dei cittadini nel servizio idrico. Allora, io credo che dopo un'iniziativa di questo tipo, che si passa invece dove l'affidamento può avvenire anche in via diretta a favore del pubblico e del privato, l'acquedotto di Napoli è a rischio, perché dopo il decreto Madia, che sicuramente è in difformità con il secondo quesito referendario e mi auguro che la Corte Costituzionale
dia lo stop, come ha fatto nel 2011 a Berlusconi, che ha cercato di ripristinare la remunerazione del capitale investito. In questa circostanza il rischio che l'acquedotto di Napoli possa non essere più a gestione pubblica e quindi questi 6 milioni ritornare ai cittadini diventa un gustoso piatto ricco, dove Acea e tutti coloro che hanno il capitale privato investito andranno a mangiare di quel pane molto buono che si chiama acqua bene comune. La ringrazio. Onorevole Palese. Sì, grazie signor Presidente. Beh, ritorniamo in aula oggi sempre sulla solita visione diversa e differente tra le varie sensibilità, cioè sul problema della gestione acqua. Io ci ritengo che legittimamente ognuno possa esprimere le proprie opinioni, cioè conservatori e riformisti sono, c'è dell'opinione, c'è che questo servizio pubblico come altri servizi pubblici per avere una maggiore efficienza e efficacia sia in termini di ottimizzazione dei costi sia in termini di servizi nei confronti dei cittadini, nulla esclude che possa essere la gestione pubblica, ma noi riteniamo che questo debba essere passare attraverso regolari procedure di gara di evidenza pubblica dove ci si ritiene che questa determinazione possa confluire